uno, due, ho fame, uno, due, ho fame, uno, due, ho fame, uno, due, ho fame, oh, oh, che bella, oh, uno, due, uno, due, uno, due. Ascoltate ragazzi, oggi pomeriggio faremo una partita con la squadra titolare del liceo Tecno. La squadra Tecno? Che bello, potrò finalmente vedere la simpatica Anna in calzoncini bianchi. Come voi sapete, quella squadra è molto famosa e noi dovremo mettercela tutta per poter superare quei bravi campioni. Dobbiamo assolutamente battere i nostri avversari. Sì, signorina. Dobbiamo dimostrare loro quanto la squadra del liceo Serin sia forte. Per la Serin IP, purrà! Oh, dolce Anna. Dal nostro registro risulta che abbiamo in squadra un nuovo giocatore. Si chiama Gigi. Oh, in mutandine bianche. Cosa stai dicendo? Penso che le mutandine bianche siano le più belle. Va bene, mettiti questa. Oh, è per un giocatore titolare. Avrei voluto quella del capitano. Oh, è veramente un peccato. Quella del capitano è la numero 4 ed è la mia. Le maglie dal numero 4 al numero 8 sono per i giocatori in campo, mentre dal 9 al 15 sono per le riserve. Rispettiamo le regole, intesi? Allora io sono proprio l'ultimo arrivato in questa squadra. Se non ti piace la puoi anche restituire. No, io questa la tengo. Va bene, capitano, adesso prenditi cura di Gigi. Sì, signorina, tu vieni con me, piccoletto. Cosa devo fare? Forza, devi entrare. Cos'è questo posto? E adesso cosa devo fare? Devo mettermi la maglia che mi hanno assegnato. Potevi dirmelo prima senza fare il misterioso. Forse te la sei presa perché volevo fare il capitano al tuo posto. Sto bene, Adesso prendi questa. Legatela in vita. Mi devo tenere sulla maglietta. Forse così sto meglio, vero, Allenati e datti da fare e non essere troppo vanitoso. Da oggi dovrai fare sempre allenamento. Io non voglio rimanere chiuso qui, non sono mica matto. Forse sì. Me ne vado, ti farò vedere io come salto. Anche se riesci a saltare in alto non è mai abbastanza. Perché tu sei troppo basso per essere un valido giocatore di basket. Oh, lasciami. Mi ha stretto come un salame soffaga. Mamma, che dolore. Vedi, Gigi, la pallacanestro è uno sport che richiede giocatori molto alti e dotati di un grande stacco. Un tipo basso come te deve allenarsi molto per essere poi all'altezza degli altri giocatori. Hai capito adesso? Ho una macchia di sangue! Quella macchia appartiene a me. Testimonia il sacrificio che ho fatto per diventare un giocatore. E adesso comincia ad allenarti. Ma il pavimento è di gomma, non mi farò male, vero? Non discutere sempre! Esegui i miei ordini! Adesso ci provo. Che cos'hai, Gigi? Sei diventato matto? Sto soltanto cercando di volare. Credi di essere diventato un uccello, ma sei proprio matto! Abbi un attimo di pazienza e ti farò vedere. Sto benissimo! Devi sapere, mezza cartuccia, che la tua mano deve arrivare alla rete del canestro. E per ottenere questo bisogna avere tenacia, sudare sangue e sacrificarsi fino in fondo. Queste sono le regole del gioco. Quanti discorsi inutili mi stai facendo. Hai detto qualcosa per caso? No, parlavo con me stesso. Va bene, io vado. Mi tratta come se fossi un burattino. Povero me.
Forse il capitano è tornato indietro. Yuhu! Chi è laggiù che fa rumore? Oh. Beh, pensavo fosse un controllo da parte del capitano, invece no. Sei anche tu un giocatore di basket? Certo, sono un giocatore titolare. Ma tu sei troppo basso. Già, forse non sono un gigante, ma sono un genio. E poi la gloria si ottiene con sacrificio, sangue, sudore e lacrime. Queste sono le cose importanti nella pallacanestro. Io credo che quelle cose appartengano solo a pochi privilegiati. Non toccano certamente a tipi come noi e soprattutto a te. Ehi, guarda che io sono uno di quelli. Caro mio, mi dispiace deluderti, ma sei troppo piccolo. La tua struttura fisica non va bene per il basket. Ci vuole gente molto alta. Ma vedi, con un allenamento speciale io arriverò molto lontano, vedrai. Quanto sei alto! Alan! Nina! Oh, Gigi, cosa stai facendo qua? Ti ho cercato dappertutto. Così parlavo, ecco. Sta per cominciare la partita, Alan. Ah, sì. Partita? Ma allora questo tipo altissimo della squadra del Tecno? Sì, frequenta la prima liceo, ma è già un giocatore titolare. Un titolare? Andiamo, Alan. Sì, andiamo. Oh, Nina, torna qui! Caro Gigi, mi pare che abbiamo tutti e due un terzo rivale in quell'Alan. Io non ho paura di lui. Tieni la palla. Che bel tiro, Alan. Dai, fallo ancora. No. Abbiamo perso un altro punto. Accidenti, quello è così alto che tocca la rete. Mi hanno detto che è alto 1,90 m. Anche il nostro piccolo John è alto, ma vicino a lui sembra la metà. Signorina Gloria, signorina, mi faccia giocare, per favore. Voglio dare una lezione a quelli. La prego, signorina, voglio giocare. Sta zitto e lasciami guardare in faccia la partita. Oh, la prego, voglio giocare. Basta, toglietemelo di mezzo. Lasciatemi stare. Giù le vado, capito? Lasciatemi. Ehi, cosa credete di aver fatto? In tanti contro uno, come vi permettete di dare fastidio a un campione come me? Vi faccio vedere, io sono un campione. Chiudetegli la bocca. Alan è un giocatore titolare, mentre tu sei un principiante, Gigi. C'è una bella differenza, non ti pare? Cerca di calmarti e guarda come giocano bene. Che bel tiro, magnifico! E ora tocca a Salomone. Voglio mostrarvi qualcosa di speciale. Questo è un bellissimo passaggio di palla e ora la porterò al punto giusto. Farò meglio di Alan e Anna sarà solo mia. Uno, due. Hop! Fatto! La palla, come vedi, è andata diritta nel canestro. Questa è la mia tecnica personale, cerca di ricordartelo, ragazza. È così che si gioca. Impara, hai capito? Impara. Che sfortuna, siamo 62-24. Faremo meglio nel secondo tempo, forza! I giocatori della Tecno non sono troppo grossi, non vedi? Non vi scoraggiate così, forza! Voglio far giocare Gigi nel secondo tempo. Ehi voi, gente alta! Guardate un po' qua! Vi mostrerò come un piccolo ragazzo sa giocare a basket meglio di voi. Bene, abbiamo ancora il secondo tempo. Anna, non puoi immaginare che giocatore io sia. Dai, forza. Ehi, dove vai, piccoletto? Ma quello là ha intenzione di provocarmi. Capitano, dammi la palla, forza. Ma prendi, Steven. Gigi, passami la palla. Annina, ti faccio vedere come sono bravo.
come dribblo, guarda e impara, sono un campione. Bravo! Forza, Gigi! Carica! Ci sei quasi riuscito, Gigi. Forza, forza, dai, Tecno! Cosa ti avevo detto, Gigi? Hai visto che non sei fatto per il basket? Ci vuole gente molto alta per questo gioco. Per Anna! Oh, bravo, Alan, dai, fallo ancora! Oh no, Anna non sa cosa provo per lei e guarda solo Alan, non è giusto. Adesso vi faccio vedere come si fa una finta laterale. Carica! Cosa ti succede, Gigi? Oh, Anna, mi sento un grande mal di pancia, ecco. Adesso ricominciamo con le solite scene. Guardalo. Un momento, vi prego. Va bene, adesso chiedo tempo. Tempo! Ok, che cosa mi fai adesso, eh? Ti stai comportando malissimo. Beh, non hai capito che era tutta una finzione, eh? Cosa? Beh, l'ho fatto per fare ingelosire Alan e metterlo in agitazione, così lui sbaglia a tirare. Lascia perdere questi trucchi e gioca con lealtà come tutti! Funziona sicuramente, vedrà. Cambiamo giocatori, allora il numero 15 esce ed entra il numero 6, intesi? Non si può scherzare. Hai sbagliato il tiro perché volevi fare bella figura davanti a una ragazza. Non sarete mica gelosa, signorina Gloria? Ma che cosa dici, sei pazzo? Gigi, che cosa succede? Ti sei fatto male alla testa per caso? Sì, tutti cercano di provocarmi, non capisco. Io ti capisco bene. Sul serio? Sì, certo, ti ho capito benissimo. Cerca di farmi perdere le staffe per farmi sbagliare. Forza, Alan, fai vedere a questi come si tira. Questi trucchi non hanno nessun effetto su di me. Dolce Annina. Vai! Ho sbagliato. Cosa ti succede, Alan? Stai attento! Sì, certamente. Funziona, funziona! Alan, cosa ti succede? Tenta ancora! Ehi, non riesco a capire che cosa ci trovi di tanto interessante in un tipo come lui. Me lo puoi spiegare? Si è arrabbiato molto, vero? Avrei giurato che Alan pensasse solo al basket. Invece forse è geloso, che bello! Beh, vorrei solo che si dimostrasse un po' più uomo. Cosa vorresti dire con questo? Beh, il suo aspetto. Non l'hai visto quando gioca? Beh, non posso dire altro. Adesso hai cominciato e deve finire il discorso. Beh, sei così innamorata di lui che io non vorrei urtare i tuoi sentimenti. È una cosa delicata. No, non si possono dire le cose a metà. Adesso mi racconti tutto. Beh, hai mai avuto un fidanzato? Ancora no, sono tanti amici. Allora nessuno ti ha mai dato un bacino? Non dire queste cose, ti prego. Ed io potrei darti un bacino da amico? Ma come sei simpatico. Adesso ti faccio il solletico. Smettila, smettila, per favore. Calmo, calmo, non devi arrabbiarti. Ma sì, sì, certo. Cominciano a perdere il controllo, ora tocca a noi. Vai, piccolo John. Bravo! Bravo, così si gioca. Senti, volevo dirti... Cosa? Ha una voglia blu sulla schiena? Zitta! Che ti succede oggi, Alan? Sei impazzito? Non lo so! Non ce la fai, te lo dico io. Ti sbagli, ti faccio vedere un passaggio di palla. Eccola. Povero Gigi. Poverino, quanto mi dispiace. Ce l'ho fatta, adesso posso anche morire. Alan l'ha fatto apposta, che si è geloso di lui. Sono contento, un'altra volta impara. Attaccati forte a me, Gigi. Non posso respirare, aiutami, Anna. Fammi la respirazione a bocca, sto per morire, presto. Mi sento male, fa presto. Fa qualcosa, aiutami, presto, aiutami. Gigi, sono qua. Non posso vedere, fate qualcosa. No!
la mia testa, non sento la mia testa. Alan, come hai potuto fare una cosa del genere? Non sopporto più i trucchi di quel tipo, mi ha esasperato. Resta calmo, figliolo, non devi pensare a nient'altro che alla palla quando giochi. Mi meraviglio molto di te, Alan, non me l'aspettavo. È da un po' che pensavi di colpire il giovane Gigi, eh? Io non lo sopporto. Hai perso la testa per quel tipo. No! Alan, perché l'hai fatto? Mi dispiace molto, Anna, molto. Oh, sei veramente disgustoso. Non solo hai una voglia blu sulla schiena, ma anche un cervello più piccolo di quello di una gallina. Perché piangi adesso? La colpa è tutta tua, piccolo guastafeste. Prendi! Fermo! Come hai potuto picchiare Anna? Annina bella, come hai potuto? Mi dispiace molto. Sono cose che succedono. Vieni un po' qua, tu. Sei un giocatore titolare, no? E devi giocare in campo, capito? Si cambia il numero 6 col numero 15, forza! Cerca di segnare, Gigi. Fermalo. Canestro, eccomi, arriva il campione. Fermalo, bloccalo. Su, questo, dall'altra parte. Ehi, tu, non conosci le regole? Non sai quando devi marcare, eh? Fatti da parte, questo canestro è per Anna. Yeah. Oh. Hai visto? Usa la maglia come un paracadute. Ha rallentato per non cadere. Cosa c'è? Vi meravigliate? Non serve essere alti per giocare. Basta il cervello. Ha fatto canestro per me. Bravo, Gigi. Come mi hai difeso contro Alan. Che caro. Devo proprio ringraziarlo. Manca poco alla fine, fanne un altro. Solo 5 minuti alla fine. Un altro canestro per Anna. Fermo! Avanti! Devo bloccarlo prima che segni. Adesso! Non vedo il canestro. Forza, Gigi! Sbattiglielo sul muso! Sì! Viva! Viva! Beh, dal momento che non era una partita di campionato, non ci sono tempi supplementari da considerare. Faremo un nuovo incontro un'altra volta, d'accordo? Certamente, ci batteremo volentieri contro di voi. Ehi, aspettami, Anna! Anna, Annina bella, Annina mia! Io non ti avrei lasciato tanto libero. Sei un tipo pericoloso. Oh, Anna cara, Anna mia! Gigi, sei stato bravo. Le tue ginocchia sono così morbide, oh Anna. Sei grande. Posso stare qui, eh? Bello, sei bello, voglio tenerti con me, oh? Aiuto, aiuto. Lasciami stare.